una progettazione di questi momenti e avremmo di fatto queste risorse da poter sfruttare per questo gruppo di operatori che vuole far crescere questo progetto. Sì, no, io volevo dire le stesse cose, dopo che abbiamo parlato con il Presidente non abbiamo molto da aggiungere, abbiamo raggiunto un grande risultato che è quello di convincere la Camera di Commercio a credere nei giovani, che credo sia proprio la forza maggiore che abbiamo in questo territorio, e non solo perché i giovani sono realmente il futuro, ma perché questo può anche ridurre fortemente il gap infrastrutturale che abbiamo. Io non mi stanco di ripeterlo in questi giorni. Noi non dobbiamo più preoccuparci della differenza tra il nostro territorio e gli altri territori, perché noi non abbiamo le strade, non abbiamo le autostrade, non abbiamo porti, aeroporti, perché non è questo oggi che convince il turista a venire a scegliere un territorio piuttosto, a scegliere una destinazione piuttosto che un'altra. Spesso molto è legato, come si è detto, come hanno dimostrato di averne perfetta consapevolezza i giovani che hanno presentato i progetti, spesso è l'esperienza, è la voglia di vivere un momento particolare della propria vita che spinge il turista a scegliere una destinazione piuttosto che un'altra. Quindi giovani che devono impegnarsi per creare le infrastrutture. Sembrerà strano, ma è proprio questo. Cioè l'infrastruttura principale, l'infrastruttura immateriale è legata alle nostre menti, alle nostre risorse, alle nostre capacità. E io sono commosso quanto il Presidente, perché devo dire che a vedere tante... Io avevo letto i progetti, ma la partecipazione, la passione che ho visto oggi mettere nella descrizione progettuale per me è una cosa che è ancora quasi una nuova scoperta. Quindi io voglio semplicemente concludere su un fatto. Noi puntiamo a far diventare il forum, come aveva già detto Gaetano Pendolino, farlo diventare laboratori per lo sviluppo, che significa mettiamoci assieme e facciamo sì che da quello che è stato già prodotto esca, diventi una fucina per creare dei prodotti ancora migliori in collaborazione tra noi. L'obiettivo finale, e quindi per far questo vogliamo anche formare, quindi aiutare i giovani a progettare, a saper progettare. Questo sia per questi progetti che abbiamo visto, quindi il progetto individuale, sia anche perché vogliamo fare un'altra scommessa sul territorio. Il territorio è povero di progettisti sui progetti, chiamiamoli così, comunitari, sui progetti strutturali europei, sia diretti che indiretti. Lavoriamo pochissimo su questo, i nostri comuni e le nostre istituzioni producono solo qualcosa che viene portato da fuori e che soprattutto è legato più al progettista che al territorio, diciamo in modo estremamente chiaro. Noi stiamo puntando a fare una nuova scommessa, vogliamo creare un gruppo più corposo possibile, addirittura una long list di giovani in grado di progettare, di fare i progetti comunitari, perché saranno tanti. Io non voglio spiegare, ecco perché mi ero riservato di farlo dopo questo intervento, per evitare di essere anch'io troppo prolisso per far vedere quante risorse comunitarie ci sono, e sono tante. Per il 2014 e 2020 abbiamo qualcosa come 50 miliardi messi a disposizione, cioè cifre importanti che possono e devono diventare un obiettivo per questo territorio. Siccome sappiamo che le consulenze pagate dagli enti pubblici sono oramai a finire, nel senso che gli enti pubblici non hanno soldi, noi facciamo una scommessa come distretto, puntiamo a far sì che i giovani diventino professionisti in grado di fare i progetti, li mettiamo in una long list. Questa long list sarà utilizzata ogni qualvolta esce un bando o sta per uscire un bando per progettare, e quindi poi se ci sarà un risultato il progettista avrà il suo utile diretto. Quindi questo è un secondo obiettivo. L'ultimo, l'ho finito, l'incubatore di impresa, e puntiamo ancora una volta sulla capacità poi della Camera di Commercio di fare sistema, perché è una competenza particolare per loro anche. L'incubatore di impresa significa che molti di questi progetti, anche tra quelli che non sono stati presentati quest'oggi, perché ce n'erano altri abbastanza di valore, siccome avevano delle caratteristiche di progetti di impresa più che di progetti di sistema, come era stato detto qui dai commissari, allora non sono stati prescelti, perché questo era un motivo fondamentale. Cioè noi dovevamo selezionare quei progetti che potevano essere progetti di rete per tutto il distretto nell'insieme.
ma sono progetti di imprese, significa che possono trasformarsi in, cioè l'autore di quel progetto può trasformarsi in un soggetto imprenditore o può legarsi creando una struttura con altri, può diventare, può crearsi diciamo una società che poi possa consentire a quel progetto di avere le gambe per camminare. Quindi l'obiettivo di fare impresa, cioè non fare solo progetti, non fare solo il professionista, no? È l'altro grande obiettivo, l'altra grande scommessa che il distretto fa. Quindi noi vogliamo che dai giovani vengano fuori i progettisti e gli imprenditori allo stesso modo. Spero di essere stato Abbiamo chiuso velocemente.